Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA. Eccoci qua a un nuovo unboxing. Ovvero, come potete vedere, stiamo per unboxare la Fallout Anthology, che è veramente enorme. Io me la immaginavo un po' più piccola, invece è un po' enorme. Allora, prima di iniziare però a fare l'unboxing, volevo semplicemente dirvi che chi non mi segue sulla mia pagina di Facebook non lo può sapere, ma praticamente tornando dalla vacanza la differenza è di meteo mi ha fatto prendere una bella influenza, quindi non sono riuscito a continuare i gameplay di Until Dawn. Però adesso, appunto, a parte qualche residuo di raffreddore, qualche colpetto di tosse, diciamo che va meglio. Quindi io penso che questo weekend, già da sabato, inizierò a darci sotto con i gameplay, appunto, che ho lasciato in sospeso prima di partire per la vacanza. Ricordo che per chi non è iscritto alla mia pagina di Facebook, sotto nell'info box trova il link dove può seguirmi, che lì posto le cose un po' più in fretta, diciamo. Allora, andiamo a vedere un attimino cosa c'è allora qua dentro. Allora, saltiamo tutta la parte dello spacchettamento della roba, però qui c'è un bordello di riflesso, sta cosa. Questa bomba qui è veramente enorme, e qua dietro ci sono tutti i contenuti di questa, diciamo, collector, ovvero c'è dentro Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, che non so, me lo sono perso, Fallout 3 Game of the Year Edition e Fallout New Vegas Ultimate Edition. E dentro c'è anche il posto per mettere il nuovo Fallout 4, che uscirà il mese prossimo. Quindi niente, lo spacchetto e ci vediamo dopo. Eccoci qui ragazzi, vi faccio il bombone, questo bellissimo bombone. Dopo comunque ve lo farò vedere meglio. Qua c'è dentro praticamente una linguetta dove presumo che ci sia un effetto sonoro. Adesso andiamo a vedere insieme che cosa fa. Ah, ok, qua ci sono dentro le batterie, quindi ok, come non è che magari esplode intanto che lo apro. Ok, e qui praticamente abbiamo dentro questa custodia di cartone, con dentro praticamente quest'altra custodietta dove qui ci sono dentro in sostanza l'anthology, che non è nient'altro che qualche codice, la pubblicità del nuovo Doom. Okay, ringrazio i miei vicini di casa che rompono i coglioni. E qua ci sono dentro praticamente i titoli. Come, ecco. Questo praticamente è la custodia vuota dove andremo a mettere dentro, appunto. Questo è di Fallout New Vegas, questo è Fallout 3, Fallout Tactics, Fallout 2 e Fallout 1, e spero che andranno su Windows 10. Non so com'è la compatibilità con i giochi vecchi, ma presumo che forse li hanno adattati, non lo so. Comunque non ho ancora capito che cazzo è sta roba qua, se qualcuno... Andiamo a cercare un tasto, sto cercando un tasto magari qua. Qualche interruttore, però no, non emette alcun suono. Vabbè, lo scoprirò. Ah, era il tastone. Storia. Ancora uno. Ancora uno. Boh, basta. Ragazzi, vi faccio un primo piano di questo bombone. È veramente una figata. Una collectorina simpatichina enorme. Ecco, qua ci sono tutti i cosi. Vediamo di portarvi un po' così. Cioè, è veramente bello. Poi è un materiale tipo plastica rovigosa. Ok, ci vediamo alla prossima. Vi faccio una panoramica di tutto insieme. Bella a tutti ragazzi, ci vediamo ai prossimi video. Vi ricordo che questo weekend ricominceremo con Until Dawn. Ciao a tutti da Genetic DNA.